nostro protagonista di oggi è questo secchio, un normalissimo secchio di quelli che si usano per l'acqua, per lavare il pavimento, e ci si possono fare un sacco di cose, ma noi lo utilizzeremo per una molto molto speciale. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Free FPV Films. Ho deciso di mettere il mio drone, l'ottacottero, al servizio della scienza. Infatti è estate, è un periodo dell'anno meraviglioso, si va al mare, ci sono le vacanze, ma purtroppo ogni anno ci sono sempre più incendi boschivi. Quando avvengono questi eventi vengono impiegati tutti i mezzi possibili anche dall'alto per andare a spegnere l'incendio. Sono famosissimi i Canadair che si appoggiano su uno specchio d'acqua, su un lago di solito, acquisiscono tantissima capacità d'acqua, fanno la loro strada e poi tornano sopra l'incendio e rilasciano tutto il carico. Con lo stesso principio funzionano anche gli elicotteri, che vengono impiegati esattamente con lo stesso scopo, ma hanno sotto di loro un cestello che va a prendere un pochina d'acqua in quantità minore rispetto a quella che potrebbe fare un Canadair e la vanno a rilasciare direttamente nel luogo dove c'è l'incendio. Mi sono sempre chiesto però che cosa succederebbe se non ci fosse a disposizione nella zona intorno a dove si sta verificando il problema uno specchio d'acqua sufficientemente grande. E allora ho pensato che, visto che con i droni ci abbiamo fatto di tutto, magari questa volta è arrivato il momento di vedere se possiamo andare a utilizzarli come mezzo antincendio boschivo. Anche perché in questo modo non c'è più bisogno di avere uno specchio d'acqua gigantesco dove andare ad appoggiarci, ma ci basta veramente un fiume, un rigagno. Ovvio, trasportiamo pochi litri alla volta, ma immaginatevelo in scala con quello che si potrebbe fare con un drone, senza bisogno oltretutto di tenere una persona in pericolo sopra le fiamme, si potrebbe controllare a distanza. E quindi, perché no? Partendo dal nostro secchio, io proverei a costruire il primo drone antincendio della storia. Quindi, per farla proprio semplice semplice, prenderemo il nostro secchio, lo attacchiamo sotto al drone e faremo sì che possa pescare acqua da un punto che sarà probabilmente il mio fiumiciattolo qui vicino e andare a spengere un ipotetico incendio. E come facciamo a farlo? Beh, il modo più facile è che, visto che viene tenuto dritto unicamente dalla forza di gravità, se noi cambiamo il punto di applicazione della forza abbiamo un rovesciamento. Quindi la meglio cosa è fare un foro da questa parte, andare a legarci un filo e questo diventerà il punto da cui praticamente io posso poi prendere il secchio. Molleremo questo sgancio qui con un sistema che ora andremo a costruire e il secchio farà questo lavoro qua e si rovescia. Un forellino di M3, bullone e rondella mi assicurano di avere il punto di appoggio per poter andare a legare la mia prima corda. Al momento sto usando del classicissimo spago, sarebbe stato meglio magari un cavo in treccia in nylon o in materiale composito, ma va bene comunque. Ora, per capire quanto spago di differenza c'è tra il punto, diciamo, principale dove è legato il secchio e quello dove il secchio è rovesciato, dobbiamo andare a fare questo stupidissimo esperimento, ovvero legare un pezzo di cavo da questa parte nella parte di backup e uno nella parte bassa. In questo momento i fili sono pari, infatti il secchio è in equilibrio. Per rovesciarlo io ora mi prendo un metro e guardo quanto mi serve. Ok, diciamo che a 40 centimetri di spago il mio secchiello è rovesciato. La vera domanda è: come faccio a togliere quei 40 cm? Su qualcosa che oltretutto peserà diversi chili? O costruisco una carrucola oppure lo lascio cadere? La seconda soluzione è proprio quella che ho adottato. Mi avrebbe permesso di avere una macchina più leggera e con meno marchingegni complesse e pesanti. Ho utilizzato infatti uno sgancio rapido azionato da servomotore, un dispositivo semplicissimo che potete trovare su Banggood a una 15-20 di euro, e con un servomotore, una squadretta, va a chiudere o ad aprire una fessura dove possiamo andare a legare il nostro cavo. Ho quindi iniziato a costruire una sottostruttura in modo da poter tirare su il mio ottacottero di qualche centimetro e andare a realizzare sotto delle barre dove poter ancorare tutti e due i cavi e il meccanismo di sgancio, andando così, con l'aggiunta di soli 450 grammi, a creare un drone in grado di portare 3 kg d'acqua con un secchio. A questo punto il nostro meccanismo è quasi completo, dobbiamo allentare la nostra squadretta del servomotore così da poter permetterne l'azzeramento. A questo punto accendiamo il drone e ci assicuriamo che il nostro servo sia in posizione neutra, e a questo punto possiamo anche rimontare la nostra squadretta. Verifichiamo che apra e chiuda. Bene, possiamo rimontare la nostra vite. Ora che il nostro drone è finito, andiamo a prendere le misure per fissare i cavi del nostro secchio. L'altro capo invece lo avvolgiamo intorno a questa rondella che ci farà da gancio per poterla fissare nel nostro servomotore. Ultima cosa da fare: andare a regolare il litraggio massimo che può
caricare il nostro secchio. Infatti non posso andare a raccogliere 10 litri d'acqua perché peserebbero 10 kg e il mio ottacottero non è in grado di andare a sollevare questa capacità. Quindi semplicemente calcolando il volume per un litraggio intorno ai 3-4 litri sono andato a tagliare con il Dremel una forma a U da un lato del mio secchio in modo che possa scaricare l'acqua in eccesso e comunque riuscire ad avere un volume d'acqua notevole per poter andare a spegnere un ipotetico mini incendio. E a questo punto, cavi collegati, tutto è pronto per vedere se effettivamente questa idea funziona. Siamo arrivati finalmente al momento del test, quindi ora bisogna verificare se tutto l'accrocco funziona veramente. Noto già che questi cavi che ho lasciato intorno ai 3 metri in lunghezza potrebbero impigliarsi. Il piano è il seguente: siccome è estate e ci sono più o meno 40 gradi, non posso appiccare un incendio, quindi questa X è il mio incendio da spengere. Noi ora ci tufferemo in quel punto del fiume lì, faremo calare il secchio, raccoglieremo l'acqua, ci metteremo in questa posizione, sganceremo il carico d'acqua e se tutto va bene avremo spento un incendio e avremo creato il primo drone antincendio della storia. Colleghiamo la prima lipo e si parte. Il nostro secchio si è già ingarbugliato e la cosa non mi piace affatto. Quando mai un test è andato bene al primo colpo? Negli elicotteri antincendio i cavi che tengono il secchio sono distanziati tra loro di diversi metri e sono ancorati in una superficie che è molto lunga, quindi il primo cavo rispetto al secondo magari sta a 20 metri di distanza. Nel mio caso li ho ancorati vicino e il risultato è che il secchio, mosso dal vento del drone, inizia a ruotare e si ingarbuglia tutto. Ho messo degli strap per terra per cercare di aiutarmi un po' durante il decollo e sperare di non rompere di nuovo lo spago. Ok, dirigiamoci verso l'acqua. Sono in traiettoria. Ok, provo a scendere. Sì! Missione compiuta! Finalmente! La mia paura più grande era che il peso dei 3-4 kg d'acqua impedisse al drone di risalire, quindi sarei rimasto per sempre bloccato sopra il fiume fino al termine della batteria. Per fortuna non è successo e il drone è riuscito non solo a alzarsi, ma grazie al decollo aiutato un po' dai nastrini di scotch che mi impedivano l'impigliamento dei cavi nelle eliche o altri problemi più spiacevoli, tipo la rottura di un'elica, sono riusciti a decollare, mantenere il secchio allineato, tuffarsi nel fiume, pescare 3 kg d'acqua, spostarsi nel punto giusto e spegnere l'ipotetico incendio. E ci ho anche riprovato diverse volte, quindi malgrado qualche incertezza, missione compiuta. In conclusione ragazzi, ce l'abbiamo fatta, il drone antincendio, anche se con un po' di titubanza, direi che è stato un successo. Potremmo farlo in maniera migliore e più professionale? Certamente, però non so se ne varrebbe davvero la pena. Intanto è un'idea che comunque potrebbe essere ampliata e fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo per un prossimo progetto, sempre qui su FreeFPV Films. Un saluto a tutti da Marco.